Eccoci. Ripartito. Ah, che è successo? No, c'avevo il canale aperto e ripartita la musica. Sì, pure io. Pure io mi sentivo doppio a un certo punto. Non mi sono messo in muto. Tra l'altro, dovremmo fare. Facciamo come Monti la prossima volta, che lui parte random mentre parlano, così è anche carino come cosa. Allora, cosa facciamo oggi? Cerchiamo di conquistare il mondo. Scusa, questa me l'hai chiamata. Allora, cosa facciamo oggi? Qualche giorno fa, cioè no, non qualche giorno fa, io da un po' ho iniziato a lavorare un po', diciamo, hard con i cron job di Kubernetes. E mi sono accorto che avrei voluto, no? Cioè, stavo cercando una feature che mi aspettavo ci fosse in K9S, che invece non c'è, che è essenzialmente quella che dà la possibilità di triggerare la suspend del cron job. E il cron job c'ha un'opzione che ti permette di metterlo praticamente in stato sospeso, cioè di spegnerlo. Ah sì, stai facendo vedere tu. Aspetta che zoom un attimo. Sì, dammi un minimo di spiega. Parliamo di cron job, vediamo cron job nel contesto di Kubernetes, che alla fine della fiera sono dei cron job che con uno schedule uguale di cron job con tab runna qualcosa. Vabbè, dentro Kubernetes si occupa di fare in modo che gestisce la parallelizzazione di ste robe, retry, eccetera, eccetera, eccetera. Però vabbè, alla fine della fiera è un cron job. La roba dice ogni quanto vuoi che runna e qualcuno lo farà runnare. In questo caso è Kubernetes. L'altra cosa che dicevi è sempre il nostro caro carissimo K9S, che l'interfaccia CLI scritta in Go per amministrare un cluster, che c'è. Cioè, è tanta roba, però gli manca una feature. Dai, spiega. Che feature ti manca? Ah, se vai su cron job lì, su Kubernetes, su quel tab che c'hai, se ne cerchi suspend, dovrebbe esserci tra l'altro qua. Suspend, no, non c'è, vabbè. Enabled. No, è suspend, forse non è... non è lì, non so dove, non mi ricordo più dove stava. Comunque c'ha nelle spec, c'ha la possibilità di semplicemente dire guarda, sto cron job è sospeso, tutto lì, una minchiata, semplicemente non va. Ve lo faccio vedere io, se riesco a sharare. Come si esce? Ok. Non l'avevi aggiunto. No, non riuscivo a uscire da full screen. Questo è un job, tra l'altro credo che sia identico a quello che... Ah, quello sai che... cosa? Ci siamo dimenticati, ce l'ho ancora installato, quello per cambiare la risoluzione, perché si l'ho vede... già installato, l'ho già cambiato. Ah, ottimo, io no. Vabbè, se faccio share di qualcosa, ricordamelo. Vabbè. No, io mi ero già preparato, anche perché sto facendo i video, quindi adesso uso sempre quello per registrare i corsi. Ah, ok, allora vabbè, metti questo full screen allora. Metto full screen. E questo c'hai anche ragione, magari zoomo anche. Quindi praticamente se andiamo in description c'è questa opzione qua, se la trovo, dentro le spec, che è suspende, semplicemente che se la metti a true, sto cron job non rimane bloccato, non fa nulla. Il che è abbastanza comodo, perché quando ci smanetti, quando fai delle prove, è abbastanza, cioè fai finta ce n'hai 50, come succedeva a me l'altro giorno, e sospenderli mi sarebbe venuto comodo. Il problema è che K9S qua dentro non c'ha un comando per sospendere un cron job. C'è solo questo comando Ctrl-T, che è molto utile, che te lo triggera. Quindi lo fa Yes, partire manualmente, che comunque super utile. esatto, che è già tanta roba, però mi sarebbe piaciuta una cosa che semplicemente fa lo switch true false di questa roba qua. Tra l'altro, specialmente sarebbe figo fare in modo che, come fa il delete, quindi se ce n'hai 3-4, di fare il toggle di più di uno, quindi sospenderne contemporaneamente 4-5. È una cosa che manca. Beh, selezionare comunque, multiselect, cioè. Esatto. Multiselect poi del comando.
No, figo, no? Non me lo manco mai accorto che c'era suspend già nei... E questo c'è perché di default di Kubernetes. Credo che lui semplicemente i campi qua che ti fa vedere sono quelli che ti dà kdescribe, Kubernetes list, scusami, quando fai k9s list, kubectl list. Sì, comunque c'è, pure è una cosa che ho scoperto da poco, però l'altro giorno mi stavo mettendo, ho detto ma magari gli faccio vedere come funziona, gli facciamo pure questo. Poi ho parlato con te, tu mi hai fregato e mi ho detto va bene, proviamo a farla live. Quindi con l'idea che se ci riusciamo, questo, nonostante oggi sia domenica, diventa una PR da Open Source Saturday. Quindi questo è quanto. Io non ho visto quasi nulla di... A parte che non so perché mi è diventato verde. Boh. Non ho visto quasi nulla di K9S, tranne... Lo avevo già installato perché avevo fatto una pull request stupidissima l'anno scorso. E stavo cercando di capire come funziona. Però io direi, questo programma qua, questo è la repository che mi sono scaricato. Ok, domanda stupida, hai già aggiornato i sorgenti o sono fermi l'anno scorso? Ah, no, li ho aggiornati prima. Ok. Aggiornato tutto, proviamo a fare un make test, che dici? Vai. Intanto non so perché mi esce sta cosa quando uso Makefile qua dentro. Anzi, devo vedere un po'. Credo che sia data da questo. Va bene. Quindi i test stanno andando. Per buildarlo... Cos'è che fa punto di domanda uguale? In bash. So. Dove? Poi non so se è una roba del Makefile proprio. Questo? Sì. Non lo so. Beh, vai avanti, io cerco per la scienza. Cerchi tu, ok. Non me ne ero nemmeno accorto. Ma non vorrei che fossero i font, ma non sono i font. E... Boh, provo a compilarlo, vediamo se va. Non l'avevo provato prima. Metterò un po'. Perché è bello grosso. Ok, in pratica la setta solo se non ha già un valore. Quindi se era già stata dichiarata prima, non fa niente. Ah, figo, lo sapevo. Dai tu, Ciccio, compila. Si è bloccato tutto. Ok. È pesante questo progetto, non sembra, però c'è un botto di roba in mezzo. Tanto che fa make build. Ok, l'ha compilato, quindi se io adesso faccio punto slash k9s qua dentro, sta usando la versione dev. Dev, ok, quindi è corretto, sta usando questo qua. Quindi, boh, questo funziona. Ora, io stavo un pochettino cercando di capire come funziona sta roba. Riusciamo. L'unica cosa che ho visto è che c'è... ci sono tre file che si chiamano cron job, DAO, view e render, dove render fa semplicemente la display, quindi dice cosa bisogna vedere, cosa deve far vedere, non ci interessa tanto. La DAO invece... No, la DAO non so cosa faccia. Ah, no, sarà quello che chiama, cioè che parla con Kubernetes. Sì. Ah, no, l'ho sbagliato roba. Quindi la DAO chiama le app di Kubernetes, quindi questo dobbiamo vedere dopo come funziona. E questo credo che sia... Ah, questo è quello che chiama poi, immagino, per fare il run del cron job. Quindi più avanti vediamo come... Credo che dobbiamo lavorare qua dentro. Allora, invece il terminale che fa un po' fatica senza... Cioè, vedere due righe alla volta. Ok. Così. Hai ragione. Invece il view, quindi questo qui, è quello su cui dobbiamo iniziare a lavorare. Praticamente
e questo è abbastanza chiaro. Per aggiungere un nuovo, diciamo, un nuovo comando basta utilizzare new key action, quindi questa roba qui. E io partirei da qua. Questo, da come credo che funzioni, gli diamo un nuovo comando, qua gli diamo il nome, qua gli diamo la funzione che deve chiamare, sto true. Che cosa sarà? Ah, display. Quindi immagino che sia per farlo vedere a display, quindi che c'è questa action. Sai dove ti esce la lista degli altri, probabilmente. La leggenda. Esatto. Io proverei a farmi una funzione stupida. Che... E dici, facciamo tipo un qualcosa che fa il toggle del suspend, oppure una che sospende, una che invece rilancia. Sì, ma direi toggle. Ok. Toggle suspend, gli dobbiamo passare questo e ritorna lo stesso oggetto. Come hai svirgolettato quella tsell? Cos'è che ti dice? No, questo è... Ah, ok. Come sì, però, ok, ho capito. Sì, sì. Spell check. Esatto, spell check che rompe le palle. Però non è importante, almeno per il momento. Quindi, c'è sta roba... Oh, aspetta. Ho fatto una cavolata. È stato tu. Ok, sì. Io volevo partire e provare a fare il flash, che semplicemente lancio un messaggio, giusto per vedere se sta funzionando. Dici flash dovrebbe avere un fof. Sì, ma ti passava info senza f allora. Ah, beh, sì, hai ragione. Toggle, come lo chiamiamo questo? Toggle suspend. Ah sì, tanto comunque okay. C'è un metodo su cron job, quindi è super parlante. Esatto. Manca una... Tu. Ok. Ma cosa manca? No, niente, il return. Ah, sì, lo sto mettendo. E poi faccio return VT. E poi qua dobbiamo metterlo, sotto che chiave lo mettiamo? Che dici? Beh, direi T. No, aspetta, però T è trigger, no, S. Boh, sì, S. Guarda se non, che non ci sia qualcosa. La madonna. E ci sono tutti. Fatto. Cioè, quando si dice nei PI pubblica fatta bene, cioè. Esatto. Allora chiamiamola toggle suspend e qua toggle suspend e qua mettiamo true, metto la virgola perché sennò go rompe le palle. Cioè, veramente bella questa è PI pubblica. Anche lì c'è bye, cioè, bind the key che se li, quando si monta si rimette. Bella una code base che vale la pena esplorare. Eh sì. Come lo facciamo a lanciare? Allora, non c'è un make run. Go cmd main, sarà. Build. Poi go build, basta. Ma perché c'è... Cioè, make build. Chissà perché. No, perché secondo me se riusciamo, se si lancia dovrebbe andare più veloce. Cioè da facendo go, perché se builda fa anche le ottimizzazioni sue, quindi ci mette un pochettino di più. Ma non vorrei che c'è tutti i giri strani per build tag, per mettere la versione dev, tutte queste fregnacce. Può essere. Vabbè, li aspettiamo un attimino. Ciao Angelo. Ci sono commenti? Ciao, sì, Angelo. Oh, siamo sette, pensavo peggio. Perché da tutte e due ci siamo dimenticati di fare pubblicità. Ok, qua è andato, però mo mi metto nel terminale qua dentro, così almeno siamo più comodi. GoPath. Funzionava GoPath, source, GitHub, Ludus Russo, K9S... poi punto slash K9S. Non funziona la pippa, quindi non la pippa. Allora, e non c'è neanche di roba del display. Perfetto. No, però aspetta, cos'è che hai fatto?
però sta facendo qualcosa. Cos'è quel file? Fa, mi sa che fa qualcosa che non, forse perché non potevamo mapparlo, sai. Ok, fai punto di domanda. Cioè, torna dove eri prima e fai punto di domanda. Sì. Scusa. Ponti, cron job, punto di domanda. No, save, control S save. Sì, infatti, perché non potevamo mapparla, quindi ci serve un'altra roba. Questo è giusto. Cron job, o mettiamo shift F, che dici? Andiamo se si non può fare? Sì. Ah, shift F non c'è, tipo dall'altra parte port forward, non so bene come sarà. È vero. Sarà sì. No, non c'è shift. Sì, sarà magari quello, mod shift punto e ti fa e ti dà lo stesso elenco. Un attimino, come che si chiamava? Port forward. Intanto me lo clono anch'io. Su una cosa a caso, tipo su SC. Ok. Senti, mettiamola su key control F, giusto per vediamo se non è mappato. Ok, key control F non fa nulla. Quindi però lo metto qua, giusto per vedere se funziona. Go run cmd asterisco. No, dov'è il main? Ah, c'è il main, se faccio con main. Corano. Go run, sì, scusa. Aspetta, fammela fare da terminare. Go run main.go. Secondo me va più veloce. Boh, cioè, buildarlo deve buildarlo. Sì. Però vedi, ho fatto un pochettino prima. Eccolo! Vedi che c'è. Control Vai, le fai? F. Cioè, dai, è la Madonna. Cioè, è fin troppo semplice. Ma molti troveremo uno scoglio gigante. Sì, dobbiamo capire come fare alt, però. Come fare... Ah, non è che alt. No, è shift. Scusa, se io vado su pod, no? Shift F, quindi si chiama Shift. No? Boh, bisogna capire solo come. Ok, beh, vai dentro cos'è il renderer del default. Sì, hai ragione. Pod No, view, view, view. questo qua. Yes. Ok. Ah, key shift, perché non lo trovavo? Ui. È diverso. C'è qualcosa che non mi torna. Bind dangerous key. Scusa, bind key. Ah, sono sotto un altro namespace, mi sa. Eccolo. Quindi shift S. Chissà. Ma perché sto usando una chiave dinamica di uno struct? E sai che non ho... Sì, mi sa di sì, mi sa che quella roba lì. No, lui sarà... Lui è questo. Sì, Non però so come. come...
Boh, sono due libri diversi. Perché Key Actions è una mappa che ha come chiave una T-cell key, che è un iota, quello per fare gli enum dei poveri. Sì, sì. Boh, forse perché sto T-cell non li ho definiti tutti, vabbè. Ah, tra l'altro, ma perché mi sa che sto usando... Cioè, non mi sembra numeri a caso, mi sa che magari sono... No, questo è 65. Il code di qualcosa. E 65, se non sbaglio, è A in asci. È A maiuscolo. Shift A, sì. Quindi. Intelligente, interessante. No, scusa, no, A è 48. Non mi ricordo più. No, una volta sapevo la memoria, a asci table. Potevo controllare. Allora, sono sicuro che 48 è A. No, 48 è 0. Ah sì, 65 A, ok, niente. Boh. Vabbè. Comunque è un modo interessante per avere delle mappe con gli oggetti predefiniti. Sì. Da copiare. Da copiare. Va bene. Quindi, new action, questa l'abbiamo messa su un control F e questo chiama... sta funzione. Ok, adesso la parte figa, la parte facile l'abbiamo fatta. Ora dobbiamo fare la parte difficile. Io quello che vorrei fare è una cosa stile quando si fa, vediamo intanto se va mentre parte. Mi viene in mente, vai, poi forse so dove andare a vedere. È una cosa tipo quando fai il delete. Nel senso che ti appare una... così, no? Che ti appare una... come si chiama sta roba? Una finestra dove si può Dai. fare cancelle, ok. Vai un attimo su deployment. Aspetta un secondo, voglio vedere se l'ha presa intanto. Sì, Shift S. Ok. Vai su deployment E pure io perché volevo c'è vedere su deployment. proprio nella UI che c'è quello che vogliamo noi, secondo me. È esattamente quello che vogliamo noi, un po' più spiegato. No, vai dentro dentro Caponovesse. Tanto Ah, qua. cao.co, che sa cacchio, Non... vedi che Aspetta, abbracciano aspetta. di vai in un Andiamo. altro namespace. Fai i. Yes, ci serve una roba del genere. Perché questo fa modifica dell'immagine, quindi va a modificare lo Sì. YAML in un campo preciso. Che è esattamente quello che dobbiamo fare noi. Io in realtà immaginavo, volevo fare questo, la S, che però è Ah, uguale. esatto. Esattamente. Beh, andiamo a vedere come è fatto questo allora. Sì, dobbiamo vedere dentro. Allora, deployment però non c'è. L'ho già visto sta cosa. Sarà uno di questi. Questo è daemon set. Deployment com'è abbreviato? DP mi pare. No, de no deploy. Ah, Deploy, deploy, deploy non me non lo c'è. ricordo. Vedi? Dove starà? Scusa, cerca il testo questo. Stream. Replicas meglio. Sì, dai. Eccolo qua. Scale extender. Ah, perché hai capito, perché sta roba funziona sia per i deployment che per altri, ecco perché lo fanno così. Ok. Quindi allora, qua è vediamo un attimino, seguiamolo tutto, quindi KS, ok. Chi chiama scale command. Scale command fa path get table get selected item, figo sta roba. Poi Cercherò dopo, sì. fa un stop the first start e show scale dialog. Quindi noi dobbiamo fare una cosa del genere. Stop. Boh, quello stop the first start è magia nera. No, credo che sia legato al fatto che blocca la GUI. Mi sa che la GUI non si aggiorna finché siamo qua. Ah, Credo che sia figo. questo. Quindi essenzialmente gliela dobbiamo copiare. Ah, Esatto. perché? Ah, poi però ritorna nil, non ritorna quello di prima. Forse dovevo ritornare nil. Allora.
Ma non vorrei che c'è la cosa che magari puoi fare, puoi avere più handler a catena della stessa cosa. Esatto. Allora, cGetTable, getSelectedItem, diventa cStop, manifest, quindi lo blocchiamo un attimino. Va bene. Ok. Adesso dobbiamo vedere sto dialog, che però sembra abbastanza semplice in realtà, no? Confirm model, questo è il nome del model, set text, ok, ecco, confirm, e poi credo che se uno conferma show page, non so che cosa farà. Ma penso che aggiunga l'input quello dopo. Aggiunga l'input alla UI e gli dice cosa fare quando fai ok. Ma proviamolo così, dai. Sì. Proviamo a farlo girare. No, questo lo metto alla fine. Ah no, mettiamo un ordinato, mettiamolo qua. Allora, questo è di tipo cChronJob. Questo lo chiamiamo show suspend dialog. Ok. Allora, questo qui è... ci manca questo. Sì, però a noi in realtà serve anche, cioè ci basta... È un po' una conferma che ci interessa e basta. Dobbiamo fare tutta sta manfrina. Proviamo a fare il delete. Yes, come il delete. Esatto. Però vedi, pure il delete c'ha il force. Quindi pure il delete c'ha sto coso. Ma proviamo a magari provo a... Che dici? Proviamo a chiamarlo senza niente. Allora, TVU. Si importerà da qua. Importato di mio, ok, sì, ce l'ha importato, quindi form vuole un form, però se gli passo nil magari non vuole niente. Set text rv, che cosa sarà? Aspetta, la resource description. Resource description, giusto. Get cron job. Questo è il path e il nome del cron job. Set done function dismiss dialog, questo ci interessa. No, l'ho chiuso. Come si chiama? Scale extender. Dismiss dialog. Remove page, faccio c con job c up, quanta roba, e continuo a chiudere sto extend ok, dialog key. Ah, ok, già sto iniziando a capire. Quindi questa è una costante, come la chiamiamo? Vabbè, ma lì metti di... Ma chi se ne frega, cioè... Vabbè, però facciamole per bene. Sì, potevo mettere anche un'altra cosa, ok. Dismiss dialog, non l'ho creato, scusami. Vabbè, ce n'è un po' in giro che sono da cambiare, però vabbè, perché vuol dismiss dialog? Mi sa che ho pensato di averlo cambiato, però non l'ho cambiato, cioè non l'ho copiato. Ok, cambia quei scale dialog key con suspend dialog key.
Anche due sopra, Lega 94-95. Ok. Dai, vediamo che esplode. C'è un esplode. Vai. Posso. Allora, CUP undefined, cron job is no field or method up. Qua. C'è uno skill scale della GoKey da qualche parte ancora qua. Dici. No, ora ho letto male. No, no, secondo me qua ci sarà una. Una funzione che si chiama app. No. Allora mi sa che questo implementa qualcosa. Rimetti l'errore, cos'è che dice? Dice che app non esiste. Non job, c app undefined. Ok. Job is not method of fill app. Ok, da origa 85. Vediamo cosa ce ne facciamo di quella roba lì. No, sì. Perché ho sbagliato punto. No, però no, era giusto. Sta sempre, stavamo in down, non stavamo in view. Eh sì, stavamo in down. Allora, CA, però qua dice che esiste. Sì, ma l'abbiamo usato fino a prima. Non vorrei che non ho salvato, non l'ho salvato, no. La riga 85 non mi piace. Resta 70 85. What? Ok. Boh, ho capito che è successo. E prima ti ricordi che ti dicevo, ah, ma io l'avevo copiata. Infatti mi sembrava che l'avevi fatta una volta almeno. E ora sembra che gli piaccia. Aspettiamo 2 ore. Ok. Un job, che cosa fa? Non abbiamo cambiato l'handler. Non abbiamo cambiato l'handler. No, è show suspend dialog che si chiama giustamente. Allora riavviamo qua. Dai, ricompilo. A vedere il path che gli viene passato. Intanto, guarda dove arriva. Il path questo path a qua. E la prenderà qua. Ok, grazie. Ok. Comando. Boom. Invalid memory address or nil pointer to friend. Che bello, queste cose mi mancavano dal C. Ok, quindi mo so cazzi. Allora, dove sarà? Tu sai debuggare? Guarda, se non sapere leggere e scrivere, ritorna event al posto di nil sopra 85. Dico questo. The reference. Comandasse. No, non è questo qua. Ah, questo lo fa. Questo probabilmente lo fa. Mettiamoci un... sono, cioè, sicuro è qua dentro, però mettiamoci un FMT printf path 100V. Okay, cioè, dopo proviamo il debugger di VS Code per Go, funziona decentemente. Non l'ho mai usato. No, forse sai cos'è questo, probabilmente.
Ah, sì. Sicuro, sicuro, bisogna fare il form. Bisogna creare questo form, mannaggia, alla peppa. Make styled form. Mettiamo, qual è che sarà questo qui? Boh, vai su a rivedere. No, ma non Make. era per SMXF. Questo qua. Della Madonna. Eh sì, per forza è questo. Proviamo a fare, dai. Make suspend form. Suspend form. Qua. Make suspend form. C punto make suspend form. Ah sì, scusa, hai ragione anche tu. Ecco Devi cambiare anche qua. la patta, immagino. 99 anche da cambiare. Diventa cicron job. È brutto non Assurdo. avere più doppio cursore. Tanto io lo sto pagando tuple, quindi in realtà lo dovremmo, cioè, sarebbe il caso che lo usiamo. La prossima volta sì. No, dobbiamo cambiare a mano. Allora, minchia. Devo fare make style form. Interessa anche questo. Vabbè che questo è facile. Mettiamoci solo i pulsanti, poi, no? Che dici? Mettiamo solo i pulsanti. Ma questo va bene così, tanto mi sembrava solo roba di colori. Ah, guarda, è anche stilizzato, c'è anche un tema sta roba. Sì, fermate. Allora, c getTable, qua boh. Non ho idea di che cosa faccia sta roba, però non ci interessa tanto per il momento. Dismiss dialog, ok. Oh, dai, facciamo così, poi cerchiamo. Scale non ce l'avrà di sicuro. Cosa? Coli error, cioè scale non ce l'avrà di sicuro. Vabbè, questa parte qua commentala perché è quella che fa il lavoro vero. Che palle, fai underscore. No, ti fa una catena di cose. No, c'è il trick brutto. Scendi giù, cioè, riga 121. Fai underscore uguale ctx. Ah, sì. È veramente una rottura di palle, cioè dovrebbero fare che se fai, Sì, anche cioè, perché capisco che. se fai Go build è giusto che ti dà fuoco, però se fai Go run, cioè un bel flag e lì non rompere le palle per robe unused, no, fai un commento brutto developer experience. Infatti. Vado. Vai. Oh. Tra l'altro, Allora. ok, così, per curiosità, non facendo make coso, c'hai come version 000. Ah, questo dirà l'ultimo, probabilmente. Ah, qua dice che c'è un aggiornamento. Ma sì, ma perché secondo me farà anche un pochettino di ottimizzazione, robe strane. Ok, quindi sta funzionando. Se faccio cancel non succede niente. E immagino che se faccio ok scoppia. Aspetta. Esatto. Strano che prende. Chissà che cosa prende qua. Prende la cosa del cron job. Vabbè, ma. Non ci interessa Ok. adesso. Beh, dai, allora togliamoci la rottura di palle, tipo con roba lì ad input field, via. Sì, sono d'accordo. Poi buttano ok, mi interessa. Cancel, va bene. Il testo lo cambiamo dopo. Replica, non ci interessa più. Ok, Esatto. se nemmeno. Replica Però aspetta, qua. torna un attimo indietro, che magari ci interessa dire è acceso, lo stai per spegnere, o è spento, lo stai per accendere. Quindi vediamo un attimo. Ah, Allora, sì, ok. get selector of index. Guarda, sai come si fa? Ho capito perché prende, perché lo prende da qui, prende la colonna numero 1, che è Ok. questa. A me interessa che prenda la Ah, colonna numero ok. 2.
Ok, quindi token spring. Per noi è già va bene così, quindi... Aspetta, perché? Scusa, volevo capire perché c'è quello... Ah, giusto, ok. Aspetta, credo che ci sia un bug. Mi ha introdotto un bug. Vabbè. Un job. Su default 4. Ok, quindi a noi ci interessa quello. Sì, ci basta suspended e basta. Delta sign... Ah, sì. No, puoi togliere tutto. Ok. Il testo dov'è che c'è di sta roba qua? E mi sa che è quello che abbiamo tolto. No, ah, però aspetta, no, perché questo è del form. In realtà, allora, commenta sta riga, copiatela, perché ci servirà sopra. Perché questo è il form, non è il dialog. Ah, ok. Sì, dai, taglia la riga 103, perché tanto usa sempre C, quindi possiamo ricostruire tutto. Sì, ok, ho capito. Ok, va bene. Ok, che deve succedere? Adesso direi che possiamo andare a vedere cosa succede nel magico mondo di quando fai scale, che va a cambiare. Vabbè, è già scale questo. Sì, facci bene, scale. Andiamo a vedere cosa fa questo. Scale. Quindi context path replica. Res, ok, lo casta DAO, scalable, e poi fa lo scale su DAO. E lo scale su DAO, tu. Questo lo dobbiamo andare a trovare. Sarà dentro qualche deployment, immagino. Scale. Mannaggia le interfacce. Come faccio a capire dove sono implementate? Le fantastiche brutte feature di Go. Sì. Ah, eccolo. Provato. Ok. Intanto chiediamo a chi sta seguendo cosa ne pensa delle interfacce implicite di Go. Fateci sapere. Somigliano a tante paperelle. Allora, quindi questo si prende... questa è la stessa... questa già inizia a capirla, perché la stessa... una sintassi simile non è proprio uguale a quella del... come che si chiama? Di quando si creano gli operator. Allora, questa roba qua semplicemente splitta, quindi splitta qua ti dà il namespace e qua ti dà la risorsa su cui stai lavorando, almeno credo. Poi fa un login con il client. Ah no, fa un kenai. Quindi posso modificare, posso scalare. Ah, figata sta roba. Posso scalare sta roba e lui gli dice sì o no. Ok, vedi, user non authorized, va bene. Poi fa un dial e un error. Ok, quindi crea il client. E get scale. Questo non ho capito che cosa serve. Perché è scalato, ok. Perché scale è una risorsa separata, secondo me. It scale. Veramente, ma anche più semplice quello che dobbiamo fare noi. Ah, deployment è DP, comunque. Replica... e poi fa update, quindi fa un get scale e poi fa un update scale. Ok, questo sta dentro. Lo fa update scale, perché adesso mi interessa capire il punto in cui va a fare patch dello YAML praticamente. Sì, questo prende lo YAML, poi lo modifica e questo lo aggiorna. Capito? Mm-hmm. Ah, ok,
scale. Secondo me, se ci copiamo sta roba, vediamo un attimino e andiamo in cron job suspender, cron job dentro DAO, scan anche suspender, ok, una copio qua, suspend, C, e questo è cron job. Replicas qua non ci va. Mm-hmm. Io ne farei due, sai. Facciamo suspend e unsuspend, dai. No, però poi vediamo se com'è un pochettino più facile. Quindi qua prendo il client, can I, a can I diventa can I. Deployment. Che scaling c'è proprio un permesso su apposta. Dici? Quindi dici che non serve? Vedi che qua è tipo... se run. Può essere, ragione tu. Sì, abbiamo trovato una cosa un po' complicata, come da prendere come esempio. Però i cron job, su che cosa stanno, tu te lo ricordi? No. No, aspetta, qualcosa beta, sicuro? Sì. Non se lo trovo. Un job K. Ah, vabbè, che basta che fa. Scusa, sono stupido. Basta che faccio edit. Patch v beta 1 e poi cron job. È un casino poi da gestire sta roba comunque. Cron job. Dovrebbe essere così. Job. Ok, quindi questo... Se va in errore non andiamo noi fuori di testa. Io ho rinnovato il coraggio su suspend al cron job 118. Esatto, per creare il dial. Qua apps, non è apps v1, ma è batch beta 1, v1 beta 1. 118 cambia l'errore. Riga 118. Cosa le to suspend a cron job? Non l'ho visto. Cron job punto get. Allora, possiamo anche farlo esattamente come prima. Meta 1 get option, va bene così. Quindi questo mi prende il cron job. Ok, poi devo fare cron job spec.suspend, eccolo qua, e lo mettiamo a true. Ok. Vale sta cosa. Perché è un puntatore, quindi devo fare suspended, devo fare così. Non li posso passare un puntatore a true, devo sempre crearmi una variabile di mezzo e poi update, però non è deployment ma è quello di prima. Mm-hmm. Update, cosa vuole? Vuole il cron job e le option che sono vuote. Prima c'era la name in più. Sì, perché era giusto, era diverso. Allora, è cron job. Cron job. Perché puntatore? Che lo voleva come puntatore? Ah, no, è già puntatore questo. Ok, è già un puntatore sta roba.
Beh, pensavo peggio. Facciamo un suspend. Facciamo funzionare questo prima. Ci pensiamo. Allora, facciamo così. Non devi passargli niente. Cioè, dovresti passargli uno se vuoi fare force. No, tanto identico. No. Ma ce l'hai già, ce l'hai già da sopra. E gliela passo così, così facciamo il toggle. Anzi, set suspend, chiamiamolo set suspend. Dice di più, che non è veramente un toggle, vedi. Glielo passo da fuori. Tanto identico, cambiava solo che qua è una variabile. Ok. Allora ti ha detto che era anche l'errore. Sei andato la frase, tu. Suspend. Errore F, io sono andato tu. Sospendo, ora sospendo. Oh, sì. Oh, change suspend state, chi se ne frega, dai. Tanto qualunque roba che scegliamo. After to update. No, non è vero. Era giusto prima, dai. Quello che c'era prima. Suspendo con... No, vabbè, guarda, perché tanto qua il batch lo faccio su, cioè io potrei modificare qualsiasi cosa, ah, quindi, capito? Facciamo i pignoli. Ok, allora adesso il casino è come glielo metto qua dentro sta roba. Quindi, vediamo un attimino com'era prima. Dobbiamo vedere cosa fa sto scale, giusto? Ah, è facile. Quindi C, cron job. Quindi context path e qua suspend bool. Qua bisogna fare così. No, dirò vedo suspend suspended, mi ricordo. Dove ho messo? Facciamo così, dai. Cron job DAO sospendo, l'avevo chiamato. Quindi qua DAO punto cron job deve diventare e poi cron job job punto suspend. Dico. Dici che funziona? Oh, così lo vediamo, proviamo. Allora, yes, vabbè, 112 e 13 li puoi cancellare. E 112 e 13, giusto. Count non ci interessa perché questo qua è io vi ero per lo scale, no, cancello pure tutto e anche allora vediamo che succede se vabbè, senti, le cose le lascio così, sì, tanto basta fare queste robe pallose, poi a livello di pull request le sistemiamo che ci accorge subito. Mangio un cioccolatino intanto. Vai. Allora, vado. Ctrl S. Ultimo. E va bene. Ha funzionato. Ah, ha funzionato? Sì, però era già, aspetta, mettiamolo false. Sì, perché era già sospeso. Non ha fatto praticamente nulla, però mi ha detto che l'ha aggiornato, quindi ed è diventato verde, quindi effettivamente le API le ha chiamate. Cioè c'è stato un update. Vediamo se facendo così, S... funziona! Figatissima! Adesso vediamo, è partito? Eh sì.
anche fatto partire, quindi sta funzionando. Bello, bello. Ah? Perché se te lo sospendi lo trigger? Eh sì, perché questo è ogni minuto. L'ultima volta era passato, erano passati un botto di minuti, vediamo un attimo. 80 minuti fa. E quindi probabilmente, dato che l'ho appena sospeso, lo fa partire subito. Poi non so come funziona. Meno io. Però ha fatto partire di nuovo. Boh. Prova. Ok, ora dobbiamo... Allora, se, io no, non so, sono indeciso. Chissà se funziona con più intanto. Aspetta, fammi provare se mi apro un altro terminale. Ne creo un altro, voglio vedere se funziona anche se facciamo... se c'ho più cron job. Mettiamo L2. Mettiamo, me l'ho sospeso. E ora ne ho due. Io li seleziono tutte e due. Non delete. Ah, scusa. S, ok. In effetti, cioè, per gestire il multicoso penso che sia non toggle, ma set suspender state. Ottimo. Selezionali tutte e due adesso. Vai. Li devo mettere, aspetta che li metto a mano in... Li metto a mano in not suspend. Facciamo così. Beh, però comunque con E. Ma sai che non mi funziona? Ci avevo provato. È andato. Ah no, boh, non so, allora forse l'ho scritto male io. L'ho scritto male qualcosa. Ok, allora ora non sono selezionati. Ora li seleziono. Momento da... Perché... quando ne hai solo due è difficile da capire. Sbagliato. In uscita non dovremmo, dobbiamo aspettare 10 secondi. Canonici. Ok. Allora, sono selezionati. Ctrl S. No. Bisogna gestire in un altro modo la selezione multipla, mi sa. Ok, e adesso andiamo a vedere come funziona il delete. Andiamo a vedere come funziona il delete, perché lo scale non penso neanche che lo puoi fare, lo scale di robe multiple. Dove stiamo al delete, secondo te? Beh, mi sa che è ancora in così. Show delete. Delete resource. Max chiamava la cosa? Non era selection, era... Aspetta, è giusto, facciamo così, facciamo come prima. Ctrl D, delete... Era qualcosa, delete marking. Fai proprio delete due punti spazio. Così. No, no, proprio come, esattamente come la stringa. Non mi ricordo se i due punti c'erano. Non ho capito. Fammi rivedere il K9. Ma non c'erano i due punti. Ok. No, però lo spazio c'è, quindi dovrebbe matcharlo. Esatto. Okay. Da 376. Sì, no, ma l'avevo già fatto prima. Scusa, guarda, facciamo così. Allora, delete, poi qualsiasi cosa, marked. Eccolo. Era questo. Però poi li ha già trovati, perché se sei il numero puoi fare il length. Ok, selection. Get selected item. If... ok. Get selected items. Mi sa che di là è selected item. Vai a vedere.
hai ragione. Esatto, quindi è pazzo. Vabbè, quello lì allora era giusto, quella return IVT era, all'inizio era nil, ed era giusto che è nil, mi sa. Riga 78. Anche 86, erano tutte e due nil. E quindi se ce la faccio. Allora, quindi if, len... No, item. Vale uguale a 0, return. E poi che cosa fa questo? Scusa, browser, perché è un browser. Quindi, se è maggiore di 0... Ah, ok, no, non è che fa... immagino che poi faccia un for, giusto? No, chiamerò qualcosa con... Ah, sì, sì, vale. Source delete e ripassa selections al posto di path, sì, e poi fa un for, quindi fa un for esattamente come prima, cioè non è nulla di eccezionale. Pensavo fosse un pochettino più, cioè, diverso. Quindi suspend dialog, che oggetto è? String, allora, items. Andiamo a vedere l'altro, perché che cacchio se ne fa. No, qua semplicemente paz non mi piace. Dice con la S o senza? Con la E o senza? Ah? Senza. Così, boh, brutto proprio come no. Vabbè. Quindi questo qua è un vettore, ok, questo qua è suspend, e poi make suspend form diventa di nuovo così, ok. Guarda, perché c'è ancora scale, scusami. Che caso è? Ah, ok, no, perché deve essere suspend. Non avevo cambiato sto nome qui. Ok, niente, devi fare un for e ripassi. Punto uguale range con le parentesi, non mi ricordo, sì. No, mi sa di no. Sì, prova a toglierlo. L'ha tolto lui. Va bene. Quindi così. Ok, qua dobbiamo fare l'if. If. Oh, senti, non mi va, facciamola così. Suspend items. Beh, facciamolo funzionare poi con la PR. È sempre a tempo. Si aumenta. Per 100. Scusami. Ok. Yes. È un po' una rottura di palle. Fare roba che è stateful, così c'è bisogno di cambiare tutto. Ormai abituati bene, hot module replacement e tutta sta roba. Aspetta, che ho sbagliato. Ho fatto un bellissimo, come che si dice? Ho fatto lo delete al posto di cancello. Ok. Con la S
Ok, suspend, bello. Funziona. Cioè, sono basito, è stato tutto molto più semplice di quello che mi aspettavo. C'è anche una, cioè non so, sono ancora indeciso di fare il toggle, però il toggle poi se ce l'hai più non mi piace. Esatto, cioè il toggle non funziona bene per se c'hai, cioè non gioca bene con la multiselezione. Okay. Fai, sì, fai set. Facciamo set suspend, cioè sospendere, come lo chiamiamo l'altro? Non sospende con shift 2. No, vabbè, cioè, ma fai tipo, cioè, possiamo fare tipo set suspend e lo selezioni, tipo suspend selected, unsuspend selected. Sì, esatto. Fare tre bottoni. Ah, due, io farei suspend e unsuspend. Due bottoni. Ma devi usare due... sì, così. Ma sì, dai, suspend, suspend. Questo qua, al posto di toggle suspend, si chiama suspend. Sempre togliere. Si chiama unsuspend. Unsuspend. Show suspend dialog e qua gli passiamo suspend bool, così, che dici? Mm-hmm. No false, mettiamo true. Ok, allora, title uguale suspend, if suspend, title uguale unsuspend. Queste sono le cose bruttissime che in Go si devono fare per forza così. Però, devo fare fmt.sprintf %v. Vabbè, 100s va bene in questo caso. Giusto. A per cento S e ci metto anche title e poi ah, ecco, non è che suspend form, non lo trovo più. Suspend bool. Come si scrivono i test questa roba? Boh, anche perché cioè, sarebbe da fare un test di integrazione, roba qua, cioè, stiamo usando solo le API pubbliche praticamente. Così è rotto tutto. Cosa dice? Non lo so, cannot use CTX. As this, cioè ci sospend perché eccolo, allora non è questo, come la faccia, come lo chiamiamo? Set suspend, non il set suspend, sì, perché c'era un'altra funzione con lo stesso nome. Ok, è quella che avevamo fatto prima. Ok, allora si è aggiustato tutto, vediamo. Sì, dovrebbe andare, occhio. A parte che ho i soliti 2 ore di build. Allora, quindi adesso sono tutte e due. Se faccio S, me ne dovrebbe sospendere.
se faccio tu. Ah, non avevo selezionato. Vabbè, meglio, seleziona tutte e due, fai suspend do, vedi che hanno fatto anche il strano. Adesso senza selezionare. Ah no, adesso non selezionate. Oh, prima non so che cosa ho fatto. Ah, va. Bene. Funziona. Non ho ancora capito bene come si seleziona. Perché questo verde e quel verde di aggiornamento è quasi uguale, visto? Prova ad andare un attimo da un'altra parte sui pod, così. E mi ricordo che a un certo punto si vedeva se lo selezionavi. Prova a selezionare cose. Sì, ma sai perché? No, ma sai da cosa è dovuto? Che questi qui, vedi, adesso ha cambiato. Però, dato che questi qua, dato che si aggiornano ogni minuto, sti cron job, ogni volta che li aggiorna, lui li mette in questo verdino qui. Ma sarebbe più comodo avere una roba, che cacchio ne so, una stellina, cioè un asterisco se c'è selezionato il bordo. Ah, ecco. Cioè, come altra PR separata sarebbe carino perché non si capisce mai se hai ragione su questa cosa qua. La prossima PR gliela facciamo. Sì, hai ragione, c'è tipo una stellina qua. Però guarda che si è imbruttito. Cosa? Che non si vede Shift 2 Y in alto. Ma questo dipende dalle dimensioni. Ah, ok. Vabbè, questo è che funziona proprio così. Vediamo se il punto interrogativo me lo prende. Sì. Bello. Sospendo. Figo. Boh. Gliela mantiamo in work in progress. O finiamo di aggiustare le varie cose. In che senso? Nel senso che ci sono un pochettino di stringhe da aggiustare, probabilmente. Cioè di aprire la PR draft, dici? Sì, in WIP. Ah, ma sì, dai, apriamola. Beh, tanto se la metti draft non è mappiabile. Infatti. Scriviamo, cioè, working, dobbiamo capire come fare cose e magari chiediamo anche, cioè, com'è che si testano queste cose? Ma io ho visto in realtà non ci sono tanti test su, almeno vedi su cron job per esempio non li ha fatti. Boh. Allora, GitHub punto commit meno m add suspend unsuspend come che si chiamano queste cose? Command action actions in cron job push origin st allora io a sto punto ci farei un paio di screenshot o facciamo proprio il video Ma sì, fanno una GIF, questa roba. come che era? Ah, sì, che versione è? Non sono sicuro. Tipo Command Shift 5, 6. Ma per fare cosa? No, io volevo andare da Cinema in realtà. Ma tu dici di registrare il video. Fanno una GIF, è uguale. Vabbè, se. Ma sì, fai a cinema. Ma come si fa? Scusa, si può registrare un video? Ah, tu dici registro e poi lo faccio diventare una GIF. Perché boh, adesso io non so se sto usando roba che mi fa overwrite, perché io uso qualche altra roba per registrare il GIF. Dell'altra, un dell'app Dai, non vi. facciamo
Facciamo a cinema, va? Aspetta che però glielo buildo, perché non mi va poi di fargli aspettare 2 ore. Che ora si è fatto? Beh, non ci abbiamo messo nemmeno tanto, non ho detto. Era funzionante a un'ora, era funzionante. Ci sono commenti? Perché il codice che abbiamo trovato era tanta roba. Quale? È quello che abbiamo trovato. Ah, vabbè, sì, è scritto bene. Cacchio. Codebase sconosciuta, riesce ad aggiungere feature che comunque non così banali. In un'oretta c'è tanta roba. Allora, quindi cosa devo fare? A Cinema Rec? Sì, a Cinema Rec. Sì, quindi qua faccio control S, sì, shift S, non va. È perché buildato, no. Tadam, demo effect. E faccio fare di allora, scusa, make build, dove me lo mette? Non vorrei che questo, c'era un K9S qua che pensavo fosse eseguibile, ma magari non è quello. Vediamo un attimo, make file build. Go build. Ah, vedi, infatti, mette da un'altra parte. L'ha messo in XX, ecco perché non funzionava. Quel demo lì era quello dell'anno scorso. Ero convinto che forse l'hanno spostato. Quel bug che era venuto prima, che avevamo 2 volte cron job. Vogliamo navigare poi da top da un'altra parte. Okay, ora va. Non ho capito, scusa. A parte che non è andato, ma non hai. Erano già. Ah, non ho premuto OK, sì. Vabbè, bisogna farlo un po' meglio. Sto rec qua. No, non lo so, non stavo facendo il rec, volevo vedere se era funzionale. Cinema Rec, ora lo facciamo. Non so se funziona Cinema con K9S. Quindi facciamo che selezioniamo questi due, facciamo suspend, e ce l'ha sospeso. Poi facciamo unsuspend, e ce l'ha sospeso. Ctrl D. Press enter to plot. Beh, ha funzionato. Ok. Ok, ci siamo. Allora, a sto punto... Ma stavi dicendo qualcosa prima che non ho capito? Perché ti ricordo prima c'era... Si vedeva 2 volte la riga. Ah. Ma non so se era un bug che avevamo... Ma fatto. Sai che cos'era secondo me? Che non pulivamo bene le robe, però sì, ho capito che cosa dici. Cioè, per la scena vai su pods e poi ritorna qua. Ok, pod... Ma vedi che adesso non c'è. Ok. Deploy. Mi piacerebbe avere in futuro. Poter fare 2 punti meno. Magari esiste già. No. Torna 2 punti meno e ti riporta al precedente. Così puoi fare tipo pod deploy. A me è capitato spessissimo di... Ah, ho capito. Service pod. E potrebbe fare toggle.
andare all'ultimo. No, mi sa che non c'è. Page down, page up, però. Va tutto. No, back non c'è. Sì, sì, ho capito. Ah, si può fare anche con tipo sti contro qua qualcosa. Ah, sì, okay. In effetti è ancora più comodo fare tipo back e forward come fai con Vim. Vai avanti e indietro. E poi circolare. E li userei. Li ha già mappati. Ah, però è control P e control O. Ah, aspetta, field. Questo è quello qua. Field next. Ah, in Vim, non lo, sì, ok, ho capito che cosa dici. H, oh, prova quelli, il next free. H, prova. Dove sta H, scusami? Era qua, field next H. Ah, cazzo, cioè, perché la navigazione HGKL. No, niente, che passo giù. Sì, sì, quella... Ah. No, no. Sì, ma perché è quella di Vim. Esatto, esatto. Sì. Sì. Faccio Ctrl B. Non ho capito che cosa fa. Ah no, vabbè, perché devono essere quando c'è lungo. Vabbè. Quando c'è tante cose, probabilmente si vede quello. E dai, facciamogli sta pure sta PR. Prepariamola. Allora, devo andare su io. Mettiamogli il link a sto video anche. Allora, quando l'ho fatto 8 minuti fa, ok. Minchia, da tantissimo che non faccio PR. Come si fa una PR? Questo suo dovrebbe comparirti. Hai pushato qua? Sì, ho pushato. Se vai qua, dovrebbe comparirti. Ah, ok. Okay. Vabbè, a fare rapida come draft. Allora, devo fare crea, giusto? Sì. Okay. Beh, mi sa che devi metterla dopo come draft. Vabbè, no, create for request, mi sa che puoi già mettere la draft. Vabbè. Dove sta? Quando fai l'invio, col tastino yes. Ah, ok. Ma scusa, no, ma ormai sono abituato a GitLab che gli metti VIP davanti e già lo considera draft, quindi non è che devi fare nient'altro. Allora, add suspend and unsuspend key actions in job. Example, facciamo demo e linko. Adesso funzionava pure i video, quindi tanto vale fare il video. Ah, perché funziona con i video ora? C'è scritto di sotto. Da ora supportiamo gli MP4 e MOV. Ah. Oh, facciamo il video. Dai. Faccio il video da Cinema. No, ma Cinema non lo posso. Non posso scaricare il video a questo punto. Boh. Faccio un video, dai, faccio un video. Capito. Un job, control shift. Non è che mi sono dimenticato? Boh, no, devi farlo con QuickTime. Aprire un QuickTime, fare record. No, lo faccio qua. Okay. Registra la selezione. Là. Così nessun microfono, ok, quindi come facciamo questo? Ah, già sospeso, no, perché era già sospeso, questo per sospendere e poi qua facciamo un sospend così, poi selezionali tutti e due. Non ha selezionato tutti e due. È troppo difficile stare qui. E qua sono selezionate tutte e due. Dai, sì, ci divertiamo un attimo. Sì, dai. Ok. Salviamolo. Okay.
Tienitelo per draggarlo direttamente. Ah no, potevo draggare direttamente. Yes. C'è un piccolo problema tecnico. Pom 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 pom. Sarà. Povero aspetta che lo devo trovare, c'è un botto di video. Allora, scrivania, data di modifica. Ah, sai che non me l'ha salvato? Ritentiamo e faccio il drag diretto, dai, come suggerisci tu. Allora, allora fai così, ne fai uno, il primo fai suspend, poi unsuspend e poi tutti e due. Quindi no, hai fatto lo screenshot. Non riesco più a fare il video, com'è? Ah, col 5. Allora, registra, questo è suspend. Okay. Sì, no, allora, unsuspend di questo. E non è cambiato niente, era già suspend. No, aspetta, sto cercando, ok. Questo è suspend. Ma era già suspend? No, no, ora è true, visto. Interrompi. Ora dobbiamo fare un tutorial su come fare i video. Aspetta, ma è sbagliato, cioè, hai fatto suspend. O ci abbiamo le robe invertite? No, io ho fatto suspend e quando faccio suspend, suspend mi diventa true. Ecco, vabbè, sono stanco. Invece quando faccio unsuspend, allora non si sa se sono... Ok, no. Ora quando faccio unsuspend, vedi? Ah, poi facciamo suspend, unsuspend multiple, tra l'altro. Works with multiple selection. Chi gli scriviamo poi? Chiudi la parentesi, prima riga. Ma scusa, non l'avevo visto. No, pensi delle prego. Ma che trucchetto, cioè non va, ma no, no, ma c'è qualcosa che non va. Attach fiber drag drop and selecting or pass them. Boh, clicca lì, dai, impossibile. Magari devi fare come le immagini. Prova a farli markdown come le immagini. Dici. Li rimetti in line. Yes. Dai, se no è una pagliacciata. È una pagliacciata. Senti, io scusa, io vado su Ascine, ma la faccio prima. Sì. Allora, share, link, HTML, markdown. Guarda qua, che bello, come si è sempre fatto. Oh, preview. Eccolo qui. E ci cliccano e se ne va qua. Ma ho fatto casino perché... Perché hai perso. Ah no, me l'ha salvato, ok. Quindi unsuspended works with multiple selection. E chi gli scriviamo? Niente, metti draft, mettili... Siamo... Allora, Dan... Come sei tu? Can. Ok. Candros. In live stream. Dai, facciamoci un po' di pubblicità. Le metto il mio e il tuo, come vuoi. Metti il tuo, vabbè. Vergogno. Il mio. Ci mettiamo più tempo a scrivere sto a fare sto pure questo.
sì, va, lasciali, che ne so, whip. Mettiamo anche il logo di... dai, mettiamogli il logo di Open Source Saturday. Dai, vai a cercarlo, lo trovi dentro il meetup di Open Source Saturday. Cioè, tipo dentro le FAQ di meetup Open Source Saturday. Discussione. No, è tipo, entra in un evento qualunque e ci dovrebbero essere le FAQ. Ultimo. Cerca badge. Eccola qua. Yes. Ok, ok, cazzo, 2 anni fa, mamma mia. Cosa? Che mi sembra molto meno di 2 anni che abbiamo introdotto il badge. Dai, last sun. Ah sì, lascia pure così. Ah. Dai, vediamo che ci risponde. Vabbè, dai, molto produttiva come oretta. Sì, sì, è stato figo. Vediamo se gli piace sta cosa. Secondo me non gli piacerà che l'abbiamo diviso, però vabbè. Beh, chi se ne frega, al massimo, no? Facciamo col forum, sì, sì. No, dai. Va bene, dai, chiudiamo qua, che dici? Sì, dai. Grazie a chi ci ha seguito, io mi sono divertito, Giaga pure, mi sa, non lo so. Guarda, a me quando si parla di interfacce testuali io starei 50 ore di fila, una roba che mi piace troppo. Dai, ma gli facciamo un po' di pull request, anche quella che volevi fare tu, ci sta, è figo. Va bene, ciao, ciao a tutti, ciao Giaga. Ciao ciao!